Presidente, ma davvero a gennaio si dimetterà? Non faccio ulteriori commenti. Francesco, Giulio, voi da lassù, ditemi, Napolitano lascia e quando e perché l'ha fatto trapelare proprio ora? Dunque il presidente ha... Ah già, scusate, anche voi siete presidenti. No, parlavo di Napolitano. Insomma, ha fatto in modo che uscisse questo avvertimento. Così sappiamo che lascia, anche se non sappiamo esattamente quando, il che lascia margini di azione. Ecco, il picconatore mi ha tolto le parole di bocca. Credo che la motivazione prevalente resti quella della stanchezza e del terrore da parte suo di non poter adempiere con la stessa forza, la stessa energia, la stessa tenacia l'alto incarico che mai come oggi è essenziale in un sistema politico abbastanza sbrindellato. Sempre detto che non avrebbe mai sciolto un'altra volta il Parlamento per elezioni anticipate. E ho l'impressione che questo non è un elemento essenziale per le sue dimissioni, ma lo conforterà nella decisione di andare via subito dopo il semestre europeo, mese di gennaio, febbraio. Ma... Come l'ha detto bene, vecchia scuola, altro che giovani rottamatori. Giusto, diamo a Giulio quel che è di Giulio. Ma Cossiga dice che con le dimissioni Napolitano taglia la strada al voto subito. Io credo che questo lo acceleri, la possibilità di ritorno alle urne, perché la presenza di Napolitano era il vero ostacolo all'andata alle elezioni anticipate. Sì, ma prima c'è da eleggere il successore e con questo Parlamento, che non è cosa da poco visto il precedente. Ma in realtà i papabili sono pochi rispetto a quello che accadeva nella Prima Repubblica, perché 20 anni si è desertificato l'orizzonte politico, dei protagonisti politici. Non c'è dubbio che bisogna mandare qualcuno che abbia l'esperienza. Devo dire, senza mancare di rispetto né alla seconda né alla terza carica dello Stato, ma mettere a guidare le Camere persone rispettabili, ma che non hanno neanche mai presieduto un solo condominio, diventa veramente, è stato un errore. Nel 1985 l'allora segretario politico della Democrazia Cristiana, Ciriaco De Mita, scelse e riunì il partito su un nome autorevole, qual era quello di Francesco Cossiga, e realizzò immediatamente un accordo anche con l'opposizione sul nome. Cossiga fu eletto al primo turno. Questo significa che Renzi deve prendere il pallino in mano. Mi pare che lo abbia fatto stringendo il patto del Nazareno con Berlusconi, no? Il patto del Nazareno ha una sua anomalia di origine. Il patto con l'opposizione si fa da parte del maggiore partito quando c'è una unità di intenti all'interno del grande partito. Ma Renzi è segretario del PD e premier, decide lui. Il patto del Nazareno mi sembra che sia un patto che è sopra i partiti e che costringe i singoli partiti ad adeguarsi. E beh, la costrizione ad adeguarsi inevitabilmente sollecita e rivendica un'autonomia che significa divisione. Magari Matteo e Silvio si sono intanto messi d'accordo su chi non eleggere. Ad esempio Romano Prodi. Oh, ma anche in paradiso si dicono le bugie. Mentre invece ci sarebbe bisogno
di un patto che il Partito Democratico dovrebbe fare al proprio interno per trovare un candidato che lo trovi unito e quindi avere la forza, e avrebbe la forza, di fare con i propri alleati di governo e quindi con quelle opposizioni che ci saranno l'accordo perché quel candidato unitario all'interno del Partito Democratico possa essere eletto Presidente della Repubblica. Il segretario del partito deve comprendere che il leader vero è quello che convince, non quello che ordina. Quello che ordina, poi nel voto segreto gli ordini non valgono. Scommetto che Renzi tirerà fuori dal cilindro il nome di una donna. Le grandi figure politiche femminili in Europa e nel mondo non sono mai state figli delle quote rosa, sono state leader politici di grande qualità, dalla Thatcher alla Merkel. Io comunque ho l'impressione che si giocherà una partita in cui apparentemente si misureranno le velleità di tanti nomi vecchi e nuovi che impazzano, quelli che impazzano nel Toto Presidente, ma in realtà ci sarà uno scontro durissimo tra chi vuole rafforzare il potere di Palazzo Chigi, Renzi, e chi invece vuole definitivamente spostarlo al Quirinale, trasformando l'Italia in una repubblica presidenziale. Io che sono un parlamentarista convinto, dico che non essendoci più i protagonisti di una democrazia parlamentare, cioè i partiti, molto meglio fare quello che fece la Francia all'epoca di De Gaulle. La crisi dei partiti era analoga all'attuale, si cambiò verso e si ebbe un sistema presidenziale, anzi nel caso specifico la scelta migliore sarebbe quella di una presidenza di tipo americano con un Parlamento ridotto nel numero dei suoi componenti, ma che sia un Parlamento con due camere e che abbia un'autorevolezza da fare da contrappeso al potere del Presidente. E chi meglio di Mario Draghi può fare il capo di Stato all'americana? Mario Draghi è una personalità di rilievo, con grande caratura internazionale, come si diceva, ma ha una esperienza e una cultura di tipo totalmente diverso. Non ha quella caratura di carattere politico-istituzionale che serve ad un Presidente della Repubblica. Hai detto niente. Lei che dice, professor Ainis, il successore di Napolitano lo scelgono i poteri forti europei? Diciamo, il Presidente lo elegge il Parlamento in suo comune. E questa è una sonora banalità, però da lì bisogna partire.